No, ma non è il pediatra, c'è quello che uno legge, che uno sente, ci sono tante trasmissioni dove se ne sentono di tutti i colori, ci sono tanti giornali, tante riviste dove intervengono in tanti. Oramai poi l'abbondanza e la varietà dei cibi disponibili, ecco, praticamente Infinita. è la voglia di continuamente cambiare l'alimentazione. Io mi ricordo che quando ero bambino l'alimentazione della sera era praticamente identica, ma io credo che per millenni l'alimentazione presso tutti i popoli della sera o la saltavano o cenavano presto, per cui poi quando andavano a letto avevano già smaltito tutte quante le problematiche digestive, ma però era sempre formata da pochi alimenti. Poi è arrivata l'abbondanza e l'abbondanza porta dei benefici, ma può portare anche dei malefici, Anzi, forse ora è il e tra pasto cui più e poi il importante. pasto della sera, col fatto che la gente sta in giro, lavora, si tira il collo durante tutto il giorno e poi alla sera arriva la compensazione. E certo, abbiamo l'abbondanza ci ha portato a considerare un fatto, che possiamo introdurre di tutto, no? Abbiamo una grandissima possibilità di scelta di alimenti e pensiamo che questa grande possibilità di scelta sia segno, appunto, oltre che di benessere, ecco, di un buono stato di salute, ma non è così. Non siamo programmati per buttare dentro di tutto e di più e che poi possiamo anche mescolarne e mangiare 10 tipi di alimenti e buttiamo tutto dentro, poi c'è la macchina che trita tutto come se fosse la macchina che raccoglie i cassonetti dei rifiuti. Assolutamente, tutti i meccanismi biologici del nostro organismo sono ad altissima precisione e sono impostati e improntati su un fatto unico e fondamentale, che noi possiamo introdurre del materiale per cui siamo programmati. È tutta lì, è la nostra programmazione che ci fa decidere e stabilire che cosa è adatto a noi. E invece, oramai, pensate, le pizze, ma le pizze non hanno mai fatto parte della storia, tanto per dire, del nord, fino a 30-40 anni fa, ma non esisteva che si mangiasse la pizza come si sta mangiando adesso. E la pizza è un insieme di alimenti, di sostanze, che è ben difficile che uno le possa tollerare, perché c'è il frumento con il glutine si è passati da problematiche inesistenti e adesso invece c'è questa celiachia evidente o la celiachia subdola sotto forma di intolleranza che si è diffusa in un modo incredibile. E poi c'è la componente del pomodoro che se magari a quelli di gruppo 0 e gruppo AB ci possono andare d'accordo, ma gli altri due peggio che peggio, il gruppo B col pomodoro prende fuoco, gli prende fuoco lo stomaco, è lo stesso il gruppo A. E poi c'è il formaggio che tanto tanto se fosse crudo ci potrebbe stare, ma il formaggio cotto a 200 gradi e dà dei grossi problemi. Diventano dei grassi altamente saturi, per cui sono ben difficilmente tollerabili. Fermo restando che il lattosio insieme al glutine, ecco, sono due delle sostanze che stanno creando più problemi alla salute di noi popoli occidentali. Diversamente dai popoli orientali, dove in Oriente praticamente non esiste l'uso del latte e derivati del latte, stanno arrivando adesso le multinazionali a iniziare a introdursi nei mercati della Cina e del Giappone, forse hanno già iniziato da un po', e lo stesso glutine. I cinesi per millenni non hanno assolutissimamente mai utilizzato il glutine. No. Non è per quello che i cinesi probabilmente sono esenti da tutta una serie di problematiche, di malattie, di patologie, ecco, che invece Ci toccano. stanno falcidiando l'Occidente. E certo, gli sono rimaste le stesse malattie metaboliche, perché il riso presenta le stesse problematiche metaboliche come il frumento, perché il riso ha una quantità di amido enorme,
ha un potere di innalzare le glicemie più che notevole, forse ancora peggio del frumento, e lo stesso tutto quell'amido lì va a creare problemi e a intasare le arterie. Non so se ne abbiamo parlato nella trasmissione precedente a questa, dove lo studio di una università canadese aveva proprio segnalato che oramai il problema delle vie circolatorie, più che dei grassi, era causato dagli amidi, per cui sarà questione di pochi decenni comunque e si arriverà a capirlo, che sono gli amidi che incrostano le arterie. Meno male i grassi, a meno che non siano grassi cotti, ma se sono grassi crudi, e tutto sommato anche se sono animali ma sono crudi, ecco, non danno i problemi che danno invece gli amidi. L'amido. Pensate che con gli amidi potete fare della colla? I manifesti si attaccano anche con la farina fatta diventare liquida, e uno può incollare i manifesti. Pensate quello che avviene nelle nostre arterie, nelle coronarie, nelle carotidi, in tutti i distretti. E quindi sono gli amidi, anche perché adesso, non facendo più l'attività fisica che veniva fatta in passato, per cui gli amidi venivano bruciati, venivano smaltiti, e adesso invece gli amidi li accumuliamo e ce li troviamo sotto forma di colesterolo, sotto forma di arterie intasate, sotto forma di peso, sotto forma di lipomi. E che i lipomi, tutto sommato, è abbastanza fortunato, perché quelle masse lì di amidi uno poi si ritrova distribuiti in varie parti del corpo, e senza però andare a depositarsi nelle arterie oppure creare problemi metabolici come il diabete o via dicendo. C'era proprio... Adesso non ho presente, poi vediamo se riusciamo, se riusciamo a trovarla. No, eccola qua, sì. Questa qui forse era proprio questo. Sì, eccolo qua. Uno studio, ecco, il ricercatore dell'Università di Hamilton in Ontario, nel Canada. Ecco. Una dieta ricca di glucidi sarebbe associata a un maggior rischio di mortalità, al contrario i grassi, sia quelli saturi che insaturi, sarebbero associati a un pericolo più basso. E per cui adesso ci hanno iniziato e vedranno, anche gli altri magari si adegueranno. Tra l'altro questo qua è uno studio fatto su più di 150.000 persone, ecco, quindi in diversi anni. Quindi con risultati ma le persone curiose ci sono sempre state, ci saranno sempre, per cui magari se lo vedranno le persone magari che hanno sempre seguito una dieta povera di grassi, che poi improvvisamente si trovano problemi cardiocircolatori non da poco. Certo. E quindi uno dice, ma da dov'è che sono saltati fuori questi problemi? E poi si scopre che appunto continuavano a mangiare o riso, mais, o glutine, o frumento, e quindi... Le conseguenze sono queste.